Siamo al rifugio degli animali a Gonos Fanatica, da Caterina Ucchedu, e adesso andremo a vedere i nostri amici. Siamo in compagnia di Caterina Ucchedu. Caterina, buon pomeriggio, splendida giornata di sole. E benvenuti. Grazie. Una bellissima pagina Facebook, la vogliamo ricordare? Sì, abbiamo la pagina Caterina Ucchedu. Questo è il tuo profilo personale, poi... Poi c'è gli amici degli animali, dammi una zampa, ti darò il mio cuore, poi c'è proprio la pagina ufficiale del rifugio che è Amici degli Animali, e anche il sito. Perfetto, quindi lanciamo anche un invito per chi vedrà il reportage. In primis potete visitare il rifugio e scegliere il vostro cucciolotto, ma poi vedere anche le storie che voi avete raccontato, sia delle adozioni e purtroppo anche delle... di chi va via. Di quelle, esatto. Filippo è un cane che prendiamo insieme ad altri cuccioli a ottobre del 2013 da una situazione in un campo dove c'erano tanti cuccioli morti per avvelenamento e siamo stati avvisati dagli amministratori comunali di aiutarci. Arriva qua e iniziamo a seguirlo pian pianino, questo cane vede andare via tutti i suoi compagni e rimane solo. A un certo punto è un cane molto, molto riservato, molto timido, e quindi chiaramente devi andare anche a quella che è un'adozione mirata, nel senso persone adulte, persone che possono portarla a passeggio. A un certo punto, circa un mese fa, si presenta l'occasione, una famiglia che io dico bellissima, dove purtroppo c'è stato un errore che è costata la vita a lui. Il cane è partito in adozione il martedì, il giovedì mattina il cane è uscito con quello che era il suo con ragazzo, con Davide, e il cane in un recinto, in un posto accettato, è stato slacciato. Chiaramente un cane estremamente pauroso, timido, si è trovato. Il cane che esce da qui non conosce il traffico, non conosce scale, non conosce niente, la campagna e la città, quindi devi andare piano piano. Il cane chiaramente si è impaurito e purtroppo era anche in una zona bruttissima, che è quella di Sublano, vicino alla 554, alla 131. L'abbiamo seguito per 3 giorni, poi purtroppo la cosa che ti ha disperato di questo cane è che è morto solo e come si sarà sentito abbandonato. Un cane abituato alla protezione, alle coccole. La storia di Filippo che ci ha raccontato Caterina è davvero triste, drammatica. L'abbiamo raccontata anche noi di Cassetto Online, grazie ai volontari. Quello che possiamo dire è una storia triste, ma tante altre, fortunatamente, grazie al cielo, finiscono bene. Tante altre finiscono bene. Purtroppo lui ha avuto, forse non è morto in vano, nel senso che ha unito tantissime persone e l'amore per gli animali. Io voglio mandare un messaggio: manteniamo questo amore, non facciamoci prendere da quella che è la rabbia, lavoriamo uniti con questo amore per salvare i cani. E soprattutto chi vuole adottarlo è bene che sappia che deve voler bene. Chi vuole adottare, purtroppo questa è stata noi abbiamo avvisato in tutte le maniere quelli che erano i problemi del cane, però purtroppo lì c'è stato un errore. Io non voglio puntare il dito all'unico, chiaramente, però è un errore che ha fatto male. Bene. Adesso facciamo un ultimo giro insieme a Caterina, andiamo a vedere ancora altri cagnetti. Vediamo, ce ne sono anche qui dietro. Bene. Andiamo qua. Facciamo un giro tra le cucce, seguiteci. Andiamo. Eccoli qua. Amici di Castello Online, guardate. Questi sono due dei... Quanti sono? Sei, lui è dei 6 cucciolotti. Sono bellissimi. Sono meravigliosi. E anche questi ovviamente saranno poi... Saranno in adozione. Saranno. Allora, questo è un gruppo di sostenitrici che sono carissime amiche, che ha organizzato Carla, nel senso, Claudia e lei, nel senso che fanno delle raccolte alimentari, raccolgono tutto e periodicamente vengono da noi a aiutarci e a portarci di tutto. Perfetto. Ecco altri cuccioli che stanno arrivando, guardate. Sì. Oh, ragazze, le volontarie, qui sembra che il rifugio lo regga solo io. È giusto senz'altro spendere due parole e ringraziare un po' quelle che sono le istituzioni che ci supportano tantissimo, il comune di Gonnos, poi i carabinieri,
sempre della locale stazione, della locale stazione e anche la compagnia Barracellare. C'è il confronto di questa istituzione, sia la ASL che il comune, che ha sempre camminato di pari passo con noi. E questa è un'ulteriore bella notizia. Proseguiamo. Sì, 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 facciamo quella di gruppo. Sì, e poi anche tutte con voi. Siete tutte volontarie? Il più grande compito è quello di coccolarli. Bene, per Casted Online vi abbiamo portato anche in questo meraviglioso posto, amici. Bene, per Casted Online vi abbiamo mostrato questo bellissimo posto. Adesso siamo in compagnia dei volontari, Caterina e tutti gli altri amici e amiche. Facciamo un saluto a questo punto. Caterina. Allora, io ringrazio voi per averci dato l'opportunità di far vedere quello che è il nostro mondo. E invito tutti a venire a visitare la struttura e a darci una zampa. Solo con l'aiuto di tutti quanti riusciamo a mandare avanti questa struttura. Certo. Grazie. Beh. Amici, che dirvi dopo questo meraviglioso viaggio con in compagnia di Caterina e dei volontari. Meravigliosa Gonna Sfanatica, un paradiso per gli amici a quattro zampe. Grazie e a presto. Grazie veramente a tutti. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro.